Sempre 4 i punti di vantaggio della capolista Castellano Udas Cerignola dopo l'undicesima giornata di ritorno del campionato di Serie C regionale. La squadra di coach Totaro è passata in casa dell'Angiulli per 95-63 con 36 punti di Sierra Moreira. Scarto ancora più ampio ad Ostuni, dove i padroni di casa hanno battuto Murgia Santeramo per 123-67. Ben 7 i gialloblu risultati in doppia cifra. Supera il tetto dei 100 anche Olimpica Cerignola, che ha sconfitto per 115-55 Poseidone Brindisi. Il terzo posto è però all'appannaggio di Diamond Foggia, che risolve sul proprio campo lo scontro diretto contro Fasano, imponendosi per 95-83. Per gli ospiti sconfitti dopo 10 successi di fila, la parziale consolazione di vantare il miglior realizzatore di giornata, la Quintana, con 39 punti. In sesta posizione si confermano Adria Bari e Nuova Aglius San Severo, dopo le vittorie esterne rispettivamente in casa di Invicta Brindisi e Olmor Lecce. Perde invece Manfredonia, Cestistica Barletta e viene agganciata a quota 32 dalla Webin. Con 10 lunghezze dalla decima in classifica, il quadro di partecipanti ai playoff è ormai cristallizzato. Ai margini della zona playout, Virtus Ruvo riapre i giochi per l'undicesima posizione, avvicinando a soli 2 punti Valentino Castellaneta dopo averla superata a domicilio. In Serie D, 42 punti a testa a Libertas Altamura e Sunshine Vieste. I murgiani hanno regolato alla distanza Aspi Santa Rita Taranto, mentre i garganici hanno espugnato Lecce per 95-75 con ben 45 punti di Nil. A quota 34 lievitano Mensana Mesagni e Appi Monopoli, entrambe vittoriose in casa rispettivamente contro US San Pietro e Magic Galatina. Non ha affermazione consecutiva per Action Now Monopoli, che passa anche a Rutigliano e distanze a Officine Santulli Bari, sconfitta da Junior Brindisi nonostante i 27 punti di Perrucci. Nel turno di riposo di Basket Calimera da segnalare anche il successo di Aurora Brindisi su Basket School Martina. Per la zona bassa della classifica ecco il punto di Massimo Cazzorla, coach di Olimpia Rutigliano. Ci sono ormai squadre che sono riuscite agevolmente ad uscire, diciamo a venire fuori da quella situazione molto particolare delle ultime 4 posizioni. Parlando per quanto riguarda la mia squadra, l'Olimpia Rutigliano, noi già sabato dovremo affrontare una sorta di scontro salvezza importantissimo in quel di Galatina, in cui dobbiamo trovare in ogni maniera tutte le energie, visto che abbiamo speso tanto comunque con lo stesso gruppo che ha giocato la Final 8 Under 19. Sarà importante riuscire a recuperare tutte le energie per una gara che del resto, come nell'andata, è stata davvero molto difficile.